minimo che sia. Dai, su, è il minimo. Un ascoltatore, poi vi presento un ospite che è esattamente l'opposto di quello che avete sentito prima, perché il suo nome, il suo soprannome è Filippo Champagne. Filippo Champagne, cioè dire, un grande bevitore, esattamente il contrario dell'islamico di prima. Ma è normalissima, una persona normalissima, no, molto inserita nella società. Filippo Champagne, ma sì, è un personaggio sui generis, un personaggio sui generis. Però ecco, fermo tutto. Domenico, provincia di Bari. Non è la normalità dell'Italia. Adesso normalità. Tu ti senti normale? Chi si sente normale? Chi dice di essere normale? Insomma, mi sembra di essere noiosamente normale. Sì, quello sì. Dimmi, Domenico, dimmi. Allora, buonasera, niente, io sono contro proprio tutte le Tu sei col viva voce, tu sei col viva voce o con l'auricolare? No, non sono così. Sì. Attention, please! Ciao, poverelli della chiesa! Io voglio andare in condizioni presenti. No, ma la tengo in condizioni decenti alla trasmissione. Partiamo con un'umile birretta, va? Così arrivo bello bello, cioè non con una, però magari 7-8. Salute! Allora, ragazzi, sono arrivato in ginto, ci stiamo preparando per la serata. Attenzione, stasera ore 20 andate tutti a collegarvi sulla Zanzara. Ragazzi, alle 20 Filippo sulla Zanzara. Vai Filo! A ogni angolo di strada. Ciao amico mio, ciao. È con noi Filippo Champagne. Buonasera a tutti. Buonasera. Bellissimo. Parezzo, tu conosci Filippo Champagne? È impastata, Parezzo. Avvicinati al microfono. Mai sentito prima. Male, molto male. Me ne scuso. Molto grave questa cosa che non mi conosci. Molto grave. Ma non ho mai sentito parlare di questo gentile signore. Anzi, ho portato qua un Don Perignon da bere, ma tu so che c'hai paura a bere. Qui non ci sei. Non ho paura a bere. Non mi chiamerei mai Parenzo Brunello o Parenzo Chianti Classico. Lei è un simpaticissimo idiota, ha tutto il diritto, bada bene. Idiota, perché è idiota? Perché sono un amante del buon vino, perché è idiota, scusami. No, ma questo anch'io. Anche lui è amante del buon vino. Mai sognerei di presentare molto, anche su una serie di etichette importanti a casa, ma mai mi segnerei di andare in giro e di presentarmi viceversa da David Champagne dicendo buonasera, sono David Chianti Classico. Se andassi ospite alla trasmissione del Dottor Floris e lui mi dicesse: caro David, cosa metto del sottopancia? Vedi, David Chianti Classico, giustamente mi prenderebbe e mi farebbe accompagnare dai bodyguard che non ci sono alla porta. Signor Parenzo, sa come mi chiamano anche in questa trasmissione? Se uno si chiama Filippo Minchia Champagne, viene invitato con tutti gli onori e trattato come fosse un capo di Stato e di Governo. Ma infatti io, ma lei vede che sta dicendo soltanto... No, lei sta dicendo una cosa giusta, perché... Scusa, è stato un simpatico coglione. Chiedo scusa. È un simpatico coglione. Prima di tutto, ma io sono il dio della gaina e lei non sa neanche cos'è la gaina. Sa cos'è la gaina, Parenzo? Lei non sa che cos'è la gaina. Fatelo dire, cos'è la gaina? La gaina è quando ci si beve, cioè quando si beve in compagnia che si esagera, viene quell'euforia, quello sballo e si dice che sono in gaina. Ma sono cose che Parenzo, che beve i vini da 4 euro più IVA, dove vuoi che vada? Dove vuoi andare, Parenzo? Io, per carità, che vini bevi, da quale prezzo parto? No, ma io bevo anche vini da 20 euro, non è che bevo solo vini da 300. Ma l'altro giorno sei partito di mattina col vino, ho visto che problema c'è? Faccio colazione col vino, qual è il problema? Ma come colazione? Relativo alla sua produttività, immagino. Ma non è vero, perché a parte che io, scusi, sono Parenzo, non mi devo giustificare con lei, sono un tenore di vita alto. Ma quelle saranno cose mie. Io mi alzo, perché io si ricordi, io mi alzo quando lei torna a casa dal lavoro, capisci? Quindi ho sette. Mi faccio male a che ora ti alzi la mattina? 5 del pomeriggio, 4 e mezza, 5. Come le 5 del pomeriggio? Certo, vado a letto alle 6 di sera. Io di notte mi diverto, vado in giro, cioè assolutamente. Va bene, ma lei può fare quello che, per quanto mi riguarda, può fare quello che le piace. Però devo dire la verità, non prenda la macchina dopo che ha bevuto. No, no, attenzione, io sui social lo dico sempre, lo sa anche il signor Cruciani, dico sempre a tutti i giovani: ragazzi, quando siete bevuti o ubriachi non dovete assolutamente guidare. Tanto è vero che, signor Parenzo, una sera io, che abito a Monza, abito vicino a Monza, vicino a Milano, ho fatto un esempio, ho lasciato la macchina ferma e sono tornato a casa a piedi. Poi, per carità, a momenti rischio che mi stirano i camion, appunto, perché se c'è la tangenziale, però sono tornato a casa a piedi. Ma che lavoro fa lei, signor Champagne? Io non ho mai lavorato in vita mia, io sono benestante, famiglia ricca, benestante. Bel messaggio, complimenti. Un'ultima cosa, signor Parenzo, io non lavorerò mai, se lo metto in testa, io non lavorerò mai. Ma a me non me ne frega niente, per me, se lei paga le tasse, lei per me può sballarsi tutto il giorno, non me ne frega uno. Io mi sballo solo col bere. Io mi sballo solo col bere.
Io non avrei mai invitato uno che si chiama Filippo Champagne. Tutto ma come no? È legittimo. No? E come no? Ma è legittimo, seguito, no? È legittimo. Io ho tanti discepoli, no? Come me che mi seguono. Ma sta scherzando? Ma come discepoli? Mai? Perché io non discepoli? L'ho mai vista. Io come mai non l'ho mai vista, ad esempio, a Piazza Pulita da Dottor Formigli? Come ma mai? Che gliene frega? Ma chi è? Lo so che chi è. Ma chi è questo qua? Non sa manco chi è. Scusi, facciamo un esempio di conduttore. Lei conosce Formigli? Sa chi è Formigli? No, non sa manco. No, non so chi è. Parenzo si lo sa. Parenzo lo sa che lavora con lei, sono Cruciani. Parenzo lo sa. Sa chi è, per esempio, il dottor Floris? Sai chi è il dottor Floris? Ma chi è Floris? Che ne so? Non so un cazzo. So. Santoro, sì, Santoro lo sai. Santoro è quello che andava contro Berlusconi. Sì, sì, quello che andava contro Berlusconi. Andava contro Berlusconi. Come no? Andava scandalosa. Poi io non sono, io non simpatizzo né per l'uno né per l'altro, però è un accanimento. Sei un po' di destra. Io sono esclusivamente di destra. Ma di destra estrema. Io vesto anche, vabbè, come? Il signor Giordano, conosce Mario Giordano? Sì, Giordano sì, lo conosco. Il signor Del Debbio, lo conosci? Del Debbio, a me basta Del Debbio questo, sì, lo conosco. Sì. Sì. Però scusi, lei alcol, facciamo subito una cosa. Lei quando inizia spesso a bere anche di mattina, giusto? No, al mattino, alle 6 di sera, mi alzo alle 5, sono alle 6, sì, mattino. Sì, come cazzo fa a vivere in questo modo? Cioè, a vivere... Nei non ha mai lavorato, non vuole lavorare. Non vuole lavorare. E come fa i soldi? Ce l'ha di famiglia i soldi? Come fa di cognome lei? Come fa di cognome? Non si può dire. Ah, lo posso dire. Come si chiama? Romeo di cognome. Romeo di cognome. Sì. Vabbè, Romeo. Lei si chiama Vabbè. Filippo Romeo. Esatto. Filippo, sì, Romeo. Sì. È una famiglia evidentemente benestante. Cioè, mio padre ha fatto la fresca, sì. Ha fatto la fresca. La fresca sono i soldi, Parenzo, ma dove sei? Cioè, ha fatto la fresca. La fresca sono i soldi. Parlare, ma com'è che ma non è che ha fatto il fatto che suo padre ha fatto i soldi. Parlare con le persone normali, non è che uno deve dire so. Io non manterrei mai un coglione, mi scusi, sa. Mi scusi, ma io non mi metterei mai a mantenere un figlio che va in giro a farsi chiamare champagne. Quindi lei usa i soldi del padre praticamente, cioè lei è un parassita, certo, sostanzialmente. No, che parassita, cosa stai dicendo? Poi qualche soldino me lo sono guadagnato anch'io, normale. E come no? L'ha fatta la fresca? Ci vuole intelligenza, Parenzo, ci vuole intelligenza. Questo è sicuro. Perché ricordati, Parenzo, capire è un lusso, capire è un lusso. E io capisco tante cose, capisci? Però tu sostanzialmente non fai un cazzo e non vuoi fare un cazzo. Non voglio fare niente, io non bevo tutto il giorno, festa, allora, mi ha appena gioco, scritto cavalli, il dottor Mario Giordano, sì. Mi ha appena scritto Mario Giordano che dice, conosce quelli giusti, un grande questo signor Champagne. Certo, benissimo, Giordano, apprezzo molto Giordano, sì. Apprezzo molto. Sì, bravo, bravo, bravo. Però non è proprio lo stile di vita suo. Giordano lavora tutto il giorno, è il contrario di lei. Ma io sì, rispetto, ma io non è che non rispetto i lavoratori, lavora, sì, attenzione, cioè, perché io ogni tanto nei tuoi social dici poveri, allora, perché poveri, i poveri, perché la tu maggior disprezzi la povertà. No, attenzione, no, non bisogna fare confusione. Io sono dalla parte dei poveri. I poveri che intendo io, cioè nei social, sì. Intendo tutti i milionari che vanno in giro a fare i fenomeni e poi bevono i vini che beve Parenzo, capisci? Cioè vini da 3 euro più cosa IVA. Sa dei vini, capisci? Che bevo io? Ma io bevo nessun vino a 3 lei, euro in una sera vini. Quanto può spendere con i vini? Vado a spendere anche 20.000, che problema c'è? 20.000? Certo. Ma come, che problema c'è? Ma chi glieli dà sti soldi? Suo padre che c'è la bella fresca? Sono cose mie, scusi, io sono tutto legale, sono un cittadino, pago le tasse anche se non lavoro. Io sono tutto legale, ma è una frase che si può, io sono tutto legale, tutto legale, tutto legale. Io sono tutto legale, non è io sono tutto legale. Ma sì, italiano, è un modo di dire, so. Dai, ma che te ne frega? Adesso stiamo parlando, cosa facciamo qua i professori di italiano adesso? Dai, ma suo padre l'ha mai sculacciata, sì, per questo rapporto, suo modo che di rapporto parlare? Hai con la tua famiglia? Li amo alla follia i miei genitori, anche perché adesso hanno quasi 80 anni, quindi io li amo alla follia. Quando posso faccio l'aperitivo con mio padre, Parenzo. Ma provano lo stile di vita, questo stile di vita un po' così, diciamo. Vabbè, sanno che sono un po'... Sui generis. Sui generis. In una sera 20.000, qual è lo champagne più costoso che hai bevuto? Tu sei uno che mi ha fatto... recentemente mi ha fatto pure sciabolare il dottor Filippo Champagne, una roba pazzesca. Per la prima volta in vita mia ho sciabolato, pensa sai io... Sai cosa vuol dire, Parenzo, sciabolare? Sì, lo sa. Certo, stappare la bottiglia di champagne. Sì, certo, ma non con la sciabola, che la sciabola sono capaci tutti. No, con... no. È uno strumento oggetto. che c'è apposta per farlo. No, lo io sciabolo col bicchiere. Lo champagne più costoso che hai sciabolato? Quanto ho bevuto, diversi ne ho bevuti. Cioè, uno che adoro tantissimo, che però non è che costa cifre esagerate, è il Cristal, il Don Perignon, il Belle Époque, il Cruce, sono tantissimi. Però ho provato a prendere anche bottiglie da 6.000, 8.000. Da 6.000, 8.000. Vini rossi importanti, certo. Da 6.000, in una sera sei riuscito a spendere pure 20.000. 20.000, record 25.000. L'altra tua passione è il gioco, diciamo. Da il paura. Gioco. Cioè tu preferisci Parenzo, io spingo i cavalli di brutto, ai cavalli spingo di brutto. Pure i cavalli giocano. E sono anche bravo che nei social faccio vincere parecchie persone che mi ringraziano tutti.
cioè, te lo dico, tu spingi di brutto proprio sui cavalli, cioè quando un cavallo lo vedi arrivare, allora, no? I cavalli sono entrati in sala corse che avevo 16 anni e da lì finito, una rovina finita, palazzi giocati, tutto palazzi tutto. Pure quanto hai perso tu? Parecchio, qualche milionata l'ho perso, qualche milionata, cosa? Tranquillo, sempre soldi non suoi, sempre soldi suoi. Cosa vuol dire? La mia famiglia, cosa c'è? Tu domani c'hai un figlio, cosa fai? Non lo mantieni? Che discorsi fai? Ma non è la stessa cosa, scusi, io ho quattro figli, se tra quattro figli fosse uno che facesse, lo ascoltassi, che dice sciavola 20.000, 25.000 con soldi miei, ma lo prendo per il colletto della camicia e lo sculaccio. Ma se mio padre mi dà queste possibilità, vuol dire che mio padre c'ha una riserva infinita. Quando hai perso il gioco, che hai fatto, Filippo? Il giorno dopo sono tornato a rigiocare. Uguale. L'importante è che il giocatore abbia i soldi per giocare. Poi che vinca o perda non cambia niente. Anzi, perdere più, mette più adrenalina. Perdere goduria, libidine. Perdere goduria e libidine. Io sono un sollazzatore, mi piace la libidine del gioco. Sì. Ti capisci? No, e se perde è meglio. Ogni se tanto perdo, ma io tanto, Parenzo, se perdo o vinco, sboccio ogni sera, non c'è problema, capisci? Non è che mi cambia qualcosa. Il gioco tra il gioco e la figa, e tra l'alcol e la figa, meglio sempre l'alcol è meglio il gioco della figa, diciamo la verità. Non sei appassionato, non mi sembri appassionato. No, la figa in passato ero appassionato, solo che oggi. Io ripeto, non voglio generalizzare. Io amo le donne alla follia, perché se non ci fosse il gentil sesso siamo qua tutti a spararci in testa, o sbaglio? Non c'è dubbio. Però ultimamente le ragazze di oggi cosa fanno? Guardano il grano, portami di qua, portami a Monte Carlo, a Dubai, Forte dei Marmi, amico, ma come non è vero? Come no? Sui social fanno a gara per mettere la foto nel posto migliore. Non è sui social, ma dove cazzo vive lei? Ma come no? Oggi sono tutti sui social, oggi tutti vivono sui social. Fermi tutti, torniamo tra un attimo col mitologico Filippo Champagne. Let's go. Arrivare a una situazione di relax totale. Succede questo. Prima di tornare col mitologico Filippo Champagne, che in realtà è su Instagram più conosciuto come esattamente, Filippo? No, il profilo vero era Filippo Champagne, però adesso, siccome sono stato bannato per Yetes, il profilo che uso adesso è Filippo Champagne Real. Real scritto in italiano. Filippo Champagne Real. Scritto Real. Scritto Real. Non so l'inglese, sono Parenzo. L'ho studiato 5 anni, giusto per essere. Non sono così ignorante come pensa lei. E sono anche diplomato. Ho fatto anche l'università in filosofia. E sono anche regista cinematografico. Ho fatto la scuola a Trani Svizzera. Come no? Ho fatto anche i cortometraggi, riporto io. Sì, cortometraggi. Adesso non ci crede. Ma io il suo curriculum vita è. No, ma io lo apprezzo molto. Cioè, il suo modello di vita quotidiano, qual è? I suoi orari. Mi alzo alle 5 di pomeriggio, inizio subito. Allora, dalle 4 alle 5 di pomeriggio mi alzo. Beh, mi lavo come tutti i cristiani, mi faccio una doccia, vado. E comincio poi lì, sa qual è il mio problema poi, sorparenza? Che dopo il mio unico pensiero quando mi sveglio è dove andare a bere, capisce? E queste sono belle cose, lei deve capire che sono belle cose. Ma belle cose, uno che devo dire, devo andare a bere, No, uno che inizia col rosso, inizia col rosso quasi sempre. No, perché ultimamente, siccome sono tanti anni che bevo, no? Anche se bevi roba di qualità, è normale che qualche effetto collaterale ti venga, no? Se lei, sorparenza, va in guerra e deve combattere, qualche ferita gli viene, sbaglio. Poi mi auguro che non muoia. Guerra. Però qualche ferita le viene. Scusa, quanti litri riesce a bere a sera? Ha fatto una media. Ho provato a bermi anche 10 bottiglie, una passeggiata. 10 bottiglie, ho steso anche persone di 200 kg. L'avranno ricoverata. No, guardi, che possiamo andare a fare gli esami quando vuole, a disposizione. Solo che adesso un po' di problemi: reflusso, acidità, gastrite, anagliatale. Qual è il problema? Bevo meno champagne e bevo più vino rosso. Cosa cambia? È sempre acqua che mi sballa. La media che è 6-7 litri a sera. No, adesso ho dovuto calare un attimino, però. Se sono in forma posso bermi anche, dipende, che ne so, 3 bottiglie di vino rosso, una di champagne, 3 gin tonic. 3 bottiglie di vino rosso, una di champagne, sono documentate adesso, perché purtroppo lei io ho inventato una cosa che è la birra media che in realtà non è birra, non è birra ma è champagne, cioè al posto della birra media io prendevo una bottiglia. Poi beh, siccome io sono cresciuto e siamo diventati conosciuti con Davide La Cirenza, che c'ha la gintoneria, che è un locale bellissimo a Milano, dove vado tuttora a bere Marchetta, non è mio amico. Non c'è bisogno di Marchetta. Non ha bisogno di Marchetta La Cirenza, suo Parenzo. Comunque, anzi, la invitiamo anche lei a venire a bere, così vediamo cosa beve. È ospite, non deve cacciare un euro, sia chiaro. Altrimenti lì la bottiglia costa caro. E lì le bottiglie costano, suo Parenzo. Mi dicono che lei è un po' col braccio un po' corto. Ma è vero o sono leggende metropolitane? Non c'è nessuna falange. Chiedo, ma ha detto a me. Dai, ha detto.
Satana, eh? Però scusi un attimo, signor Champagne, una cosa fondamentale è questa, cioè il fatto che lei si chiama Romeo di cognome, sì, ha una parentela importante, riveliamola. Certo, siamo, io siamo non ho nessun ipocri. Segreto, così finalmente chiudiamo sta storia. Mio fratello è senatore, capogruppo alla Lega, Romeo Massimiliano. Sì. Ma io lo conosco benissimo, è una persona degnissima. E infatti io non ci parlo con mio fratello, con mio fratello si parla solo di Inter. Poi tutti i pisciatori, sa cosa vuol dire pisciaturo, signor Parenzo? Perché non parla con fratello? Quel signore, quel suo fratello si è fatto, io lo conosco da quando era il consigliere regionale. Le spiego. Si è affaticato per arrivare al numero uno. Posso, ma certo, io Massimo. Io massimo rispetto per mio fratello e stima. Le spiego. Perché le dicevo i pisciaturi? Perché i pisciaturi, gli haters, come li chiamate, cosa fanno? Loro mi scrivono che io faccio la bella vita grazie ai soldi di mio fratello che arriva da Roma. Figuriamoci. Ma di cosa parliamo? Ma questa è gente che deve crepare. Ma di cosa parliamo? Questi sono gli haters. Devono morire di invidia. Sono pisciaturi. Sa cosa vuol dire pisciatura? Che vanno a pisciare nei vasi, quelli quando si alzano di notte, nell'urinatoio. Ma di cosa parliamo? Però questi sono gli haters. Chi se ne frega? Certo. Perché io questo rapporto difficile con tuo fratello? Perché non ci pare? Perché, perché lui non io non condivido la sua vita, lui non condivide la mia. Ci vediamo, ci abbracciamo, parliamo solo di calcio, siamo tifosi dell'Inter, anzi forza Inter sempre, e poi basta, basta. Cioè, però non è che c'ho rapporto, io con mio fratello vita, manco la Lega voti. Ah, io vado estrema, lo sa, Meloni, voti da Meloni tu. L'ultimo governo la Meloni ha votato, sennò addirittura più a destra, ci mancherebbe altro. Lo dico io Che lei, per esempio, Mussolini pensa che sia stato un grande statista, lei, signora? Numero uno. Beh, poi adesso non voglio parlare di politica perché dopo passo. No, io non sono ubriaco. Ho fatto un aperitivo, una birretta e poco. Fino adesso che cosa hai bevuto? No, adesso ho bevuto un paio di birrette. Ho portato quando un Perignon, volevo berlo col signor Parenzo, ma secondo me. No, grazie. Cioè, appena adesso due birre, finale. Due birre. La serata, la notte è lunga, finisco alle 6 stamattina. Beh, non è un lavoro, però. Non è un lavoro, è uno che si ubriaca e basta. Comunque, vabbè, dai dei problemi delle grane a tuo fratello dal punto di vista dell'immagine? No, magari qualche articolo che mi hanno un po' attaccato sui social, tutti quanti, non credo, so come mai, tendono a rimarcare fratello del senatore Romeo. Sì, ma lasciamo stare. Ognuno, ma di cosa parla? Io ho la mia vita, io ho 47 anni, mio fratello ce n'ha 5 più di me, non ci vediamo mai, non siamo mai andati in vacanza insieme, ogni tanto ci vediamo a mangiare qualcosa. Alle feste comandate, diciamo. Cioè, anche quando lui va al mare, io vado la settimana dopo e basta, qual è il problema? Poi io amo mio nipote, mio fratello c'ha un figlio, ci mancherebbe altro, stravedo. Però per mio nipote. Però non parlate mai della vita che fa, della vita che no, fai tu. Ma poi anche lì, sor Parenzo, io sono andato una volta, a fare una serata come ospite nel centro sud Italia. Alla fine una volta mio fratello fa: guarda che tutti i senatori politici vogliono conoscerti, tutti che impazziscono per me, è solo lei che non mi conosce, sor Parenzo. Ma cioè, è solo lei che non mi conosce, mi deve chiedere scusa. È giusto, grazie. Scusi un attimo, quando lei fa dei video in cui scommette, no? Sì. Cioè, ha detto io ho perso. Quanto hai perso in tutto nel gioco? Abbiamo detto già. Quanto hai perso in totale? In totale nel gioco. Qualche milionata sicuramente. Sì, ma esattamente, devo dire 2 milioni. Ma io non tengo mai i calcoli. Cioè, io non è che sto a fare i calcoli. Oggi ho perso mille. Quando vince un cavallo, che tipo di adrenalina è vincere un cavallo? Quando vince un cavallo, che tipo di. Che cosa fai? Com'è che ti inciti, ti autoesalti quando c'è un cavallo? Quando sta tagliando il traguardo, andiamo, scappa! Cassa! Dovete pagare, poveri, dovete pagare! Ma perché? Cassa! Dovete pagare la SAI, la SISA, la MES, poi mi devono pagare. Sì, certo. Però è più bello quando uno sta perdendo, com'è l'impregazione? Io quando perdo, classica frase, faccio le storie anche su Insta, ragazzi, oggi stirati, a casa stirati. Ce n'è uno, un signore in particolare che tu... Nevio lo stirato, che lo saluto tantissimo, ex miliardario che si è ballato tutto al gioco. Me lo devi portare qua. Volentieri, si è ballato tutto. Nevio lo stirato, voglio Nevio. Ancora oggi le banche avanzano più di 10 milioni di euro, non sto scherzando. Ma non sarà mica un modello, un criminale. Ma scusi, no, c'è una cosa che voglio dire. Mi scusi, sua parenza, se mi permette lei, anche il suo Cruciano. Ma non è un modello, però, uno che si è bevuto tutto, come dice stirato. Io mi sono stirato perché magari prima avevo 100 e ne giocavo 150, no? Adesso invece che ho più testa, perché sono più grande, magari che ne so, ho 100,
50 me lo gioco e l'altro 50 me lo ballo a bere, uguale sono sempre a zero. Che la dice? Che non è male come idea, sta parenza. Se le piace. Ma, cioè, ma non è che mi fa uno sberleffo a me. A me non voglio fare questo sberleffo. Se è contento lei di avere 100, di perdere 50 in vino e altri 50 al giorno, a me va benissimo. Ma che me ma ne guardi, frega che attenzione, sua parenza, se io domani finisco sotto i ponti, sì, non ho nessun problema, sia chiaro. Beh, cioè, nessun problema adesso. Cioè, io non è che vado a mangiare negli stellati, io posso andare anche nella trattoria, posso mangiarmi il panino da McDonald's, cioè assolutamente. Ma sì, ma non ha risposto. Suo papà, com'è che è diventato così? Lavorando, spaccandosi, spaccandosi il culetto. Ma facendo che cosa, però? Il trapassista. Il trapassista, agenzia di consulenza automobilistica. Il trapassista. Immatricolazioni, trapassi. Vabbè, oh, avrà fatto i soldi, che te devo ma dire? Ma così tanti ne fa uno, avrà fatto i soldi. Beh, poi mio padre fa anche il costruttore, non è che fa solo, però cioè, mio padre è un gran lavoratore che ancora oggi a 77 anni va a lavorare e si spacca la schiena 10 ore al giorno. E io gli dico: papà, vatti a divertire, vai al mare, vai via con la mamma. No, no, sto a casa, dammi la fresca a me che me la ballo io. Mi scusi, chi se ne dammi la fresca chi a me che me la ballo io. Chi se ne ballare la fresca a me che me la ballo io. A me dispiace tantissimo per il suo papà, sa? Mi dispiace veramente. E pensi che mio padre sono il suo cocco, pensi mio padre quanto gli voglio bene e lui mi vuole bene. Beh, anzi, posso dare un messaggio ai genitori, amateli sempre, che sono le uniche persone che nella vita vi possono aiutare. Per forza ti danno la fresca, no, per no, ma che fai? Cagare, vai. Chi è sto qua? Il coso della è Moggi. Moggi, lasciamo stare, per carità. Non riconosci la voce, signor Moggi? Signor Moggi, rimetti da un po' la voce. Signor... Ah, cagare, sì, è vero, è Moggi, è vero, è vero. Sì, signor sì, Moggi, sì. Tu usi, fai uso di sostanze stupefacenti? Zero, dai. Io ho tutti i vizi tranne la droga, zero al quarto. Cioè, non ti sei mai fatto bene, un po'. Anche lì, sor Parenzo. La cocaina non te la sei mai fatta? Vabbè, ho provato quando avevo 18 anni, ma. Non sei, ma non no, sei no, zero. Io non mi drogo da più da 30 anni. Chi gioca non può farsi. Io quando vado a giocare sempre lucido, non bevo neanche. Bevo dopo, se vinco, festeggio. Adesso. Ma per esempio, l'altra volta mi hai consigliato un cavallo, l'ultima volta che ci siamo visti. Non è arrivato, non è arrivato. Mio amico si è giocato 500 euro su quel cavallo. Beh, ha giocato anche poco, poteva giocare anche di più. Ho capito. Però. Amica, c'è la fresca del papà, il suo amico. No, signor Parenzo, però gli ultimi due mesi ho fatto vincere tutti. Smettere di chiamare. Chiamarmi per nome, per piacere, non mi nomini, mi sta sulle scatole come mi chiama. Non mi va. Ma io sono educato, le do anche ma le signore. Non mi nomini, non mi frega niente. Allora, non mi nomini, faccia mi ignori. Io ringrazio Filippo Champagne. Grazie a voi, ragazzi. A presto, torna, portami. Ne abbiamo stirato e poi anche la gente. Ok, volentieri. Italiani! Hai grande filo. Applauso a tutta la Ginto, bravo! Ragazzi, faccio un applauso a Fira che è stato bravissimo. Vai! Vai! Grande Fira! Hai la fresca, cazzo! Sion, please, ragazzi, intervista finita e adesso mi vado a ubriacare, va? A spingere come dei draghi. Io sono sempre stato me stesso, ho detto la verità, mi conoscete da una vita, quindi. Sempre la verità, poi vino verità. Ci vediamo dopo, ragazzoli, vado a spingere da Davidone Nazionale. Vai ragazzi, ci andiamo. Grande Filo, sei il nostro eroe. Facciamolo bene, stasera è bene. Apri la bottiglia, inizia apri la bottiglia. Vai. Ragazzi, guardate, guarda, 2706. Firmiamo la patente per signor Cruciani. E la sua patente sarà un'impresa difficilissima. Sciabolare Belle Époque Rosé con la patente. Vai, fai vedere come si fa. Vai, è la mia patente. Oh, non ne hai parlato della patente. Adesso prossimo. Pollice in culo la bottiglia. Sì, metti il pollice sotto. Fagli vedere. Questo è difficilissimo, però. Vai. Perfetto. Vai. Colpisci forte, vai. Vai, mira sul collo. Vai. Aspetta, devo prenderla bene. Vai che va. Vai. Che finisce il video. Vai. Va alla prima, Bruciani. Che va. Vai, sei meritato la patente. Grandissimo. Oh, non stai scherzando. Volatore d'onore. Alla prima. Alla prima è difficile la patente. Sai quanto la spacca? È difficile. Quella possibilità. Salute ragazzi, pensa alla zanzara numero uno. Tra qualche settimana abbiamo con Nevio lo stirato, spacchiamo tutto.
Vai.